Ciao a tutti ragazzi, io sono sempre Luisa e benvenuti in questo nuovo video. Oggi parliamo di sincronicità. Quindi che cos'è una sincronicità? Come si presenta? Come in qualche modo interpretarla? Quali sono le caratteristiche di una sincronicità e perché non può essere definita come coincidenza? Prima di iniziare, io ti ricordo di iscriverti al canale, di attivare la campanella e che trovi tutti i riferimenti dei miei social, il mio sito, il mio libro in descrizione, così come l'email a cui richiedere eventualmente gli audio personalizzati. Allora, iniziamo subito. Che cos'è una sincronicità? Iniziamo proprio dalla base, dal significato della parola. Io ho fatto il classico, quindi questa cosa mi diverte molto. Sincronicità deriva dall'unione di due, diciamo, particelle, due parole, che sono sion e chronos. Sion ci indica l'unione, con, insieme. Chronos è il tempo. Dunque, sincronicità sta ad indicare due eventi che avvengono contemporaneamente, due eventi che avvengono allo stesso tempo, assieme. Bene, però questi due eventi sono scollegati da un nesso di causalità, cioè non c'è una relazione causale tra i due. Ciò significa che non è l'uno a causare l'altro, ma che i due avvengono allo stesso momento, apparentemente per caso. Nonostante ciò, il fatto di vedere questi due eventi, diciamo, accadere contemporaneamente suscita in noi un particolare senso di stupore e una sorta di sconvolgimento emotivo, in quanto, nonostante non sembrino legati da un nesso di causalità, ci sembrano in ogni caso legati per quanto riguarda il loro significato. Ci sembrano collegati a livello profondo. Noi abbiamo quella sensazione di, oddio, queste due cose non possono essere successe assieme per caso. Sentiamo a livello profondo, a livello diciamo inconscio, che quei due eventi sono collegati. Questo è in poche parole. E quindi vale la pena citare oramai l'episodio che conoscerete tutti di Jung e lo scarabeo dorato. Jung, durante una sua seduta con una paziente, stava ascoltando appunto il racconto di quest'ultima riguardante questo famoso scarabeo dorato. A questa paziente, se non erro in sogno, sì, era stato regalato questo scarabeo dorato, che poi se non erro era alla fine un gioiello. E in quello stesso momento Jung, che era appoggiato alla finestra, sente un tic dietro di sé, si gira, apre la finestra e vede uno scarabeo di una razza particolare che a questi riflessi dorati. Ecco, questo è l'esempio palese, è proprio la sincronicità per antonomasia. Com'è possibile che queste due cose, il racconto dello scarabeo e lo scarabeo fuori dalla finestra, siano accadute contemporaneamente? Può essere definita davvero una coincidenza? Questo succede anche quando pensiamo ad una persona e questa persona subito ci contatta oppure ci telefona. Mi è successo proprio poco fa, qualche giorno fa, settimana fa, con una di voi che avevo sentito settimane prima, non so perché mi è tornata alla mente, e in quel momento, giuro, in quel momento lei mi ha scritto su Instagram. È stata una cosa assurda perché ovviamente non ci sentiamo spesso, però questo sarà successo anche a voi, sono sicura. Perché avviene? Allora, secondo la LOA, che possa essere intesa come legge degli assunti o legge dell'attrazione, la stessa cosa, non esistono le coincidenze. Tutto ciò che noi manifestiamo nella nostra realtà dei sensi, nella 3D, è semplicemente un riflesso delle nostre credenze inconsce ed è semplicemente un qualcosa che entra in risonanza con la nostra energia del momento. È un qualcosa che vibra, diciamo così, come vibriamo noi in quel momento. Gli eventi che noi attraiamo nella nostra vita, nella realtà dei sensi, sono dovuti alla nostra, diciamo, vibrazione attuale, al nostro stato vibrazionale e alle nostre credenze inconsce, in quanto i pensieri ricorrenti producono una frequenza, ok? Tale frequenza attira a noi gli eventi e vi parlo proprio di eventi fisici, quindi di persone, cose, situazioni. Dunque, la sincronicità no, non è un caso. Questo
Quando mi contattate e mi chiedete, è successa questa cosa incredibile, è assurdo, secondo te è un caso? Io vi rispondo sempre no. Secondo la LOA, essendo tutto energia ed essendo tutto collegato, nulla avviene per caso. Quindi risposta alla prima domanda, no, non è una coincidenza. Ma allora perché avviene? Avviene perché la tua realtà si conforma ai tuoi pensieri ricorrenti, i tuoi pensieri più comuni, diciamo così. E si conforma ovviamente ai tuoi assunti inconsci. Dunque è ovvio che tu veda dei segni della 3D. A volte sono segni proprio palesi e quindi ecco come la sincronicità tu resti stupito. Altre volte sono segni sottili, ti esce il numero angelico, noti il simbolo particolare, però magari non lo riesci a decifrare e quindi passa un po' inosservato. Però l'universo comunica sempre con noi, nel senso che noi nella 3D possiamo individuare sempre dei segnali riguardanti le nostre credenze e i nostri pensieri, essenzialmente. E anche noi umani, tra di noi siamo collegati, le nostre energie, soprattutto se siamo già entrati in contatto, sono assolutamente in comunicazione, sempre. Gli esseri umani comunicano telepaticamente, sia tramite, diciamo, i sogni, ma anche nella vita di tutti i giorni si può sentire a distanza, ad esempio, ciò che l'altra persona prova, pensa, si può percepire a distanza se l'altra persona sta male. E questo, insomma, alcuni di voi l'hanno sperimentato e me l'hanno anche raccontato. Ed io stessa l'ho sperimentato in prima persona ed è una cosa, vi giuro, incredibile. Dunque, come dovete interpretare la sincronicità, il segno, questa cosa particolare che vi è successa? Che significato dovete darle? La prima risposta che vi dovete dare è: ecco, questo segno, questo evento dimostra che io ho il controllo della mia 3D. Io ho il controllo della realtà dei sensi. Io ho il controllo della materia che mi circonda, ma non perché io abbia i superpoteri e non perché la realtà sia tutto un ologramma. La materia sì, esiste. Però, ecco, la materia in qualche modo è, diciamo, influenzata appunto dai nostri pensieri e dalle nostre credenze, che poi sia semplicemente. Allora, aspetta, ci tengo un attimo di formulare il pensiero. Il fatto che a noi appare quella cosa nella 3D, noi non sapremo mai se effettivamente è apparsa, mettiamola così, perché è stata la materia è stata influenzata dal nostro pensiero, oppure semplicemente c'è una sorta di attenzione selettiva per cui io da quel momento in poi noto di più quella determinata cosa. A noi non importa quale sia la spiegazione. L'importante è che tu nella tua realtà dei sensi sperimenti poi quello che è conforme con quello che stai, ad esempio, affermando o manifestando. Se tu vuoi manifestare una macchina arancione, chiedi all'universo come segno una macchina arancione e da quel momento in poi tu inizi a vedere nella tua città, anche se è un paesino sulla montagna, sperduto nel nulla, tante macchine arancioni. A te non importa sapere se improvvisamente, a causa del tuo pensiero, come fosse un effetto farfalla, la gente da quel giorno abbia iniziato ad acquistare più macchine arancioni, abbia iniziato a tinteggiare la propria macchina di arancione, eccetera. O se semplicemente la tua attenzione sia diventata più selettiva e abbia iniziato ad individuare queste macchine arancioni già presenti nella realtà. A te non importa, l'importante è la tua esperienza soggettiva della situazione, il fatto che la tua realtà si conformi a ciò che stai manifestando. Ci tenevo a chiarire questa cosa, spero di essere stata minimamente chiara, purtroppo sono concetti difficili. Vorrei sapere nei commenti quali sono state le sincronicità più assurde che vi sono mai capitate. Io ne ho tantissime e magari, se vi fa piacere, vi potrei fare un video al riguardo. Alcune sono veramente simpatiche. Quindi nulla, se avete qualcosa da aggiungere, fatemelo sapere nei commenti, mettete un like se vi è piaciuto il video e nulla, ci vediamo al prossimo. Tra l'altro, dimenticavo un punto importante. Sui segni dell'universo, sul significato dei segni più comuni, numeri angelici, carte dei tarocchi, archetipi, piume. Insomma, classici segni che sono apparsi a ognuno di noi, io sto scrivendo una nuova guida che poi uscirà a breve, ve lo farò sapere sul sito e anche qui sui social. Quindi nulla, spero che anche quella vi piacerà così come quella sulla persona specifica. Fatemi sapere se vi piace anche questa idea.
E nulla, vi risaluto, ci vediamo al prossimo video.